Dove sei? Stai bene? Oggi è un anno esatto che non ti vedo. Perché non rispondi più? Aspetto solo che tu torni, da me. Cerco una risposta ai miei dubbi ogni sera. Qui si lavora tanto per recuperare il raccolto di mio zio. I tedeschi ci hanno portato via tutto. Mi sveglio con il pensiero di trovare sul davanzale della finestra un mazzetto di fiori di lavanda, come quelli che mi portavi ogni domenica mattina. Papà non ti faceva entrare in casa. Ha sempre visto la nostra relazione con ostilità. Però, da quando sei partito, manchi anche a lui. Lui non sa che non rispondi più, nemmeno mamma. Il tuo ritorno lo associa a quei fiori. So che quando tornerai sentirò il loro profumo per tutta casa. E potremmo finalmente sposarci. A proposito, scusa per l'ultima volta, quando mi hai chiesto la mano sotto il portone. Non sapevo se saresti tornato. Voglio abbracciarti e stringerti forte. Betta ci ha raccontato di un fatto strano successo sulle nostre spiagge. Gli americani sono scesi dal cielo come angeli, con dei grandi ombrelli. Betta ne ha recuperato uno al villaggio. Lo useremo per farne il mio vestito da sposa. È fatto tutto di seta, finissima. Mamma ci aiuterà anche a ricamarlo. Verrà bellissimo. Quando imparerai a leggere e a scrivere? Non ce la faccio più con queste tue romanticherie. E la lettera da leggere di qua, e la lettera da scrivere di là. Sono stufa! Fa male anche a me, capisci? Mi ricorda quando è partito il mio dino in guerra. Vedrai che tornerà. Sarà bellissimo. È tutto pronto. Aspetto solo il tuo ritorno. E lo aspetterò per sempre, se necessario. La tua quasi sposa, Manuela.